Il rifugio del cane di Fenil del Turco domenica ha aperto le proprie porte al pubblico in occasione della seconda giornata del rifugio in festa, iniziata alle 11 e proseguita fino alle 18. Tantissimi sono stati i visitatori che hanno fatto visita agli amici a quattro zampe in attesa di trovare un nuovo padrone. Ad accogliere famiglie, bambini ed appassionati di animali c'era la presidente della Lega di Difesa del Cane Sezione di Rovigo, che ha in gestione il rifugio, Isabella Ghinello, la vicepresidente Veronica Ferrarese e l'educatrice cinofila Angela Newman e di molti volontari attivisti all'interno della struttura. Abbiamo circa 30 volontari attivisti, ha spiegato la Ghinello, e 200 iscritti. Ricordo che i nostri cani provengono dal canile sanitario, sono stati purtroppo abbandonati, tutti hanno una storia triste alle spalle, però sicuramente un futuro migliore, perché seguiti dalla nostra educatrice cinofila, quindi educati, riequilibrati e subito riadottabili a famiglie che vorranno portarseli a casa. Ovviamente sono cani particolari che sono particolarmente predisposti verso i futuri adottanti, perché sicuramente riconosceranno con immensa gratitudine la seconda possibilità che gli verrà data. E sono cani comunque sicuramente più facili da gestire rispetto a cuccioli. L'obiezione principale che ci viene posta, soprattutto in queste giornate, è: perché portare a casa un cane adulto anziché un cucciolo? Questo è importantissimo per noi, far capire che il cane adulto ha le stesse caratteristiche ed anzi è migliore del cucciolo, perché il cucciolo, sappiamo, ha la fase distruttiva, bisogna essere paziente per insegnare loro che non si deve sporcare in casa, come andare in guinzaglio, e dare le prime regole perché possa essere un cane educato e un cane che possa essere portato anche nella nostra società. I nostri cani invece hanno già tutto questo, sono educati, sono bravi e sono soprattutto molto molto affettuosi. Il rifugio ha un'attività intensa ed organizzata che si svolge in sinergia con il canile intercomunale che si trova nella struttura attigua. Ogni cane viene schedato e seguito accuratamente. Ad ogni famiglia che richiede di adottare un cane viene fatto compilare un questionario per capire quali sono le caratteristiche della famiglia ospitante e in base ai risultati raccolti viene assegnato il cane più adatto. L'anno scorso, su 130 cani curati, quelli adottati sono stati 113 e quello che più fa piacere è che non ci sono stati rientri, quindi vuol dire che l'assegnazione è stata svolta con criteri giusti. Tra i primi visitatori ieri mattina c'era anche l'assessore provinciale all'istruzione Leonardo Raito, che in collaborazione con la Lega di Difesa del Cane anche quest'anno organizza una visita delle scolaresche al rifugio. C'è un piacere partecipare a questa iniziativa, perché è un'iniziativa che vede tanti volontari impegnati in un alto lavoro sociale, che è quello di dare una casa a questi animali abbandonati e di fare in modo che vengano rieducati per essere di nuovo accolti in una famiglia. I risultati sono estremamente preziosi e questo ci gratifica. Nel percorso che abbiamo attivato insieme agli amici dell'associazione che gestisce questo canile, c'è la volontà di fare in modo che le scuole della provincia possano venire a fare una visita in questa struttura per capire quello che è il lavoro che viene svolto, ma anche per vedere come gli animali vengono rieducati, vengono accolti e vengono poi reindirizzati verso le famiglie che sono pronti ad ospitarli. Tutte le informazioni su come adottare un cane ed altro ancora sono poi reperibili sul sito www.rifugiodelcanerovigo.com.